Bentrovati amici della Team Press, quest'oggi siamo qui alla riciclo officina del Villaggio Olimpico con Tiziano che ci racconterà un po' come funziona. Ciao Tiziano! Ciao, allora questo è un posto, un laboratorio aperto a tutti dove chiunque può venire, portare la propria bici, riaggiustarsela o anche prendere un telaio che abbiamo recuperato da un cassonetto che ci ha dato qualcuno che crede in questa iniziativa e riaggiustarsi, riassemblarsi proprio una bici da zero partendo dal telaio, perché noi queste bici quando entrano le smontiamo tutte sistematicamente e dividiamo i pezzi in dei cassetti, diciamo, con tutti i nomi, dove tu puoi prendere un pedale sinistro, un pedale destro, una ruota, un manubrio, e praticamente noi ti rinsegniamo la meccanica della bicicletta e quindi ci si incontra qui in questo spazio per poter condividere tutti i saperi a proposito della bici, insomma. Che attività organizzate qui alla Riciclo Officina? Allora, principalmente le attività che organizziamo sono quelle come siete capitati voi oggi, che oggi ci sarà un'asta di biciclette. Le biciclette che noi riassembliamo, noi volontari qui della Riciclo Officina, poi vengono messe all'asta al miglior offerente, ovvero si fa una serata qui dove vengono invitate tutte le persone che comunque vengono e si fa una serata dove si chiede il sostegno a tutte le persone a partecipare. È un modo carino per finanziarci e per mandare avanti il posto. Senti Tiziano, allora quali sono gli obiettivi di questa Riciclo Officina? Allora, il primo obiettivo e anche il più grande di tutti, e chiedo proprio molta attenzione riguardo a questo, è riuscire a ottenere l'allaccio della corrente elettrica e soprattutto dell'acqua corrente, perché non disponiamo neanche di un rubinetto per poterci lavare le mani dopo aver lavorato molte ore con la bici. E soprattutto ancora sottolineo che questa ciclofficina è frequentata da moltissimi bambini, è un po' una cosa ignobile che un bambino viene qua e non può neanche lavarsi le mani dopo a aver imparato ad aggiustare la bici, insomma. C'è una buona frequenza di bambini qui, che cosa intendevi? Intendevo dire che molte mamme a cui piace l'iniziativa e credono sia importante portare il proprio bambino a imparare a aggiustarsi la bici. Inoltre non vogliamo incentivare lo spreco in nessuna forma, infatti soprattutto le bici dei bambini che crescono anno per anno, le persone le portano e noi gli diamo una un po' più grandina finché proprio non si distrugge il telaio, perché una bicicletta si può sempre aggiustare finché, diciamo, telaio sta in condizioni buone. Abbiamo fatto un giro qui nella Riciclo Officina, abbiamo incontrato degli utenti più o meno abituali. Andrea, che cosa ti porta qui ad usufruire della Riciclo Officina? Allora, mi piace l'idea di base, mi piace l'idea, l'aspetto pratico della Riciclo Officina, cioè imparare ad aggiustare da solo le biciclette, capire come funzionano, ma soprattutto veramente mi piace l'aspetto di inclusione che offre sia rispetto al quartiere sia alle persone appunto che amano la bicicletta in generale. Sono tutte persone che non vedono una lira, escono da un discorso meramente economico e, come dire, individualista, e invece lavorano per la comunità. Questo è qualcosa di splendido e assolutamente voglio dare anche una parte, insomma, appena sarà possibile. Tu vieni spesso qui alla Riciclo Officina? Guarda, la seconda volta, la prima volta alla Critical Mass di fine maggio del 2013 ero stata qua. E oggi? Oggi sì, oggi è la seconda volta perché abbiamo saputo per caso che c'era l'asta tramite il nostro amico, quindi siamo subito accorsi perché vogliamo accaparrarci minimo due bici. Già questa ce la siamo fatti da soli, questa volta non volevamo prendercene una già pronta, ecco, perché sappiamo la fatica che c'è dietro, quindi. E senti, ti piace questo posto, come cosa ne pensi? Guarda, sì, mi piace perché è accogliente, poi è tranquillo.